L'unione fa la forza, cultura presenta. Per questo mio contributo, oggi decido di pagare un tributo, scusate la rima non voluta, tributo tra virgolette, nel senso che mi butto sulla culinaria, visto che adesso va di moda, con tutti questi chef televisivi, MasterChef, che io personalmente non sopporto e disprezzo, però insomma va di moda, anche io mi butto in una delle mie poche ricette originali, diciamo, che mi sono permesso di fare. È una crema al cointreau. Io l'ho iniziato a farla anni fa, poi negli ultimi anni ho avuto discreto successo tra amici, parenti, e insomma è piaciuta, sta piacendo, e quindi io continuo a farla nelle occasioni festive tipo Natale, Pasqua, cose di questo genere, perché è una crema che si accompagna ovviamente al dolce, nel senso da spalmare sul panettone, sul pandoro, sulla colomba, da mettere insieme anche l'uovo di Pasqua, il cioccolato, volendo. Qualche mio amico lo preferisce anche un cucchiaino piccolo preso insieme al caffè. No, ma in sostanza le quantità sono 2 vaschette di mascarpone di Santa Lucia, non tanto per la marca, ovviamente la marca preferita è la vostra, quella che volete, ma è per il quantitativo che è ben preciso, insomma, di 2 vaschette di quel genere, insieme, ed è un quantitativo per circa questo 5-6 persone. Diciamo, va a riempire una scodella di questo genere. Insieme, come quantità, un mezzo bicchiere, 3/4 di Cointreau, bicchiere di questo genere, dopo da liquore, diciamo. E insieme a questo, come quantità, in genere io uso un cucchiaio e mezzo, 2 cucchiai, non cucchiaino, un cucchiaio grande tipo questo, perché in realtà lo zucchero serve a mitigare un po' il retrogusto del cointreau. Diciamo che non bisogna esagerare, perché già comunque il mascarpone è dolce, e anche il cointreau poi in realtà come gusto si percepisce dolce. Ripeto, una volta poi fatto una scodella di questo genere qua, di questa quantità, per 5-6 persone, se no poi si va in modo esponenziale, dipende da quanti commensali avete per cui farlo. Stesso discorso anche per la quantità di zucchero, cioè provate, assaggiate, perché dipende anche dalla vostra, come dire, dal vostro gusto rispetto al dolce, e del gusto rispetto appunto ai commensali a cui andate a proporre. Una volta messo nella scodella, va mischiato o con uno strumento di quelli elettrici da cucina, e allora bastano 15-20 minuti in genere, se no se lo fate a mano col cucchiaio un po' di più, ma l'importante è che la quantità di Cointreau e di mascarpone siano corrette, come vi ho detto, in base alle quantità, in modo che non venga né troppo liquida né troppo agrumi o densa, nel senso che questo lo vedete voi a occhio, nel senso, in base allo strumento che usate e in base al tempo che ci volete mettere. Ovviamente, se è troppo liquida, aggiungete un po' di mascarpone, o il contrario, insomma, o un po' di Cointreau se è troppo densa. Ripeto, va mescolata per quel tempo, 15-20 minuti, non di più. Dopodiché, una volta finita, in genere io la copro, si copre, non il domo, pacco con quello che avete in casa, e la tenete in frigo per circa 2 ore prima di servirla. Servirla magari non troppo fredda, cioè 2 ore in frigo, e poi magari tirate fuori un quarto d'ora prima. Ripeto, è una crema che ho visto che ha avuto un po' di successo. La particolarità è che è fatta senza uova, per cui insomma, chi potrebbe avere problemi, o chi preferisce che non sia troppo grassa, è semplicemente mascarpone, Cointreau e un po' di zucchero. Vedo che piace molto accompagnata sul pandoro, sul panettone, sulla colomba, ripeto, o con cioccolato in occasioni festive, o un cucchiaino dopo il caffè. Questa è la mia piccola ricetta che ho scoperto negli anni, insomma, cucinando così, in modo assolutamente domestico e senza nessuna professionalità particolare. Ve la consiglio, se la proverete mi direte se poi alla fine vi è piaciuta come spero. Ciao a tutti!